Buongiorno, siamo pronti? Sì, siamo pronti per questa zuppa di porro oggi del 4 marzo. Che cosa è successo sui giornali? È presto detto, mezza Italia verso il rosso. Insomma, che cosa è cambiato? Niente. E i contagi aumentano, abbiamo fatto 380.000 tamponi, 20.000 contagiati. Insomma, il tema fondamentale è che l'essere contagiati vuol dire in questo paese essere morti. Cioè, non c'è nessuna scriminante. Il contagio vuol dire la fine della nostra civiltà e per evitare dei contagi si fanno tutte le cose che soltanto una settimana fa il governo ci ha detto che non si sarebbe fatto. Oggi il pezzo di travaglio è abbastanza, come possiamo dire, regalato, telefonato. Abbiamo cercato di dirlo 100 volte, ma da destra, non da sinistra. Cioè, se tu vedi la Gelmini che vota e mette la faccia insieme a quell'altro a Speranza sul DPCM, dici: ma scusatemi, sono gli stessi che dicevano che il DPCM non era uno strumento giusto e legale per fare queste robe, posto che, insomma, forse avevano il tempo per poter fare un decreto. Ma il punto fondamentale è un altro, e lo ricorda bene Travaglio oggi: la DAD crea disagi ed evidenti disuguaglianze. Non è che l'ha detto Babbo Natale, l'ha scritto più volte il ministro Bianchi, che oggi fa un'intervista alla stampa, ma l'ha detto nel suo discorso al Parlamento Draghi. Allora, una delle due: o questa cosa qua crea disuguaglianze e disagi, e non lo dire, se tu dici che fa questi disastri, e poi dopo la prima cosa che fate è praticamente oggi, chi è che lo scrive? Tutti i giornali, 3 studenti su 4 praticamente non andranno a scuola, 6 milioni di ragazzi che non andranno a scuola. Ripeto, perché qui questa cosa deve entrare nelle nostre cazzo di teste. Il 99,9% degli ammalati sotto i 40 anni non vanno manco in ospedale. Gli studenti, se non in rarissimi casi, non hanno nessun problema nel prendersi questa malattia. Noi, per tutelare più anziani, tra l'altro, per tutelare anche i professori, giustamente non mandiamo gli studenti a scuola, e loro quindi sono i veri, quelli che lo stesso Draghi, che oggi non li manda a scuola, dice che sono quelli che subiranno le maggiori disuguaglianze. E ci inventiamo sta minchiata dei congedi parlamentari, parentali. Oggi la Bonetti continua a dire che ci sono 200 milioni, come ha detto a Pappagallo la Gelmini ieri. Che ci facciamo con i congedi parentali? Voi capite che cosa vuol dire avere una famiglia con 3 figli, 2 figli a casa, invece che far lavorare i genitori? Ma qualcuno di questi parlamentari, la Gelmini, toc toc, la Bonetti, toc toc, Draghi, toc toc. Sapete cosa vuol dire tenere i ragazzi a casa? Per le famiglie normali che non hanno, no, la cameriera? No, ma lo sapete o non lo sapete? No, perché sembra che qua tenere i bambini a casa sia una cosa normale. Oltre alle disuguaglianze, che cosa vuol dire dopo che siamo il paese che è meno andato a scuola? Ma comunque, continuiamo così. In uno studio di Brescia oggi, un gruppo di ragazzi, ieri un gruppo di ragazzi si è presentato a scuola. C'erano dei disabili, c'erano dei figli dei lavoratori, perché c'è ancora gente che lavora nonostante i congedi della minchia che raccontano questi qua. E sapete che è successo? Sono arrivati i carabinieri. Sono arrivati i carabinieri perché i ragazzi che vanno a scuola in questo mondo che non è orwelliano, è più che orwelliano. I ragazzi vanno a scuola, arrivano i carabinieri e dicono: cosa state facendo? Rischiate di contagiare. Ma che cosa contagiano? Si contagiano tra di loro? Si portano la malattia che non gli fa nulla a loro? Sapete che c'è? Certo, se quella malattia la portano i nonni e li uccidono, non stiamo, vacciniamo i nonni, non facciamogli stare vicini i nonni, troviamo una soluzione. No, invece noi, per evitare per 4 milioni di persone che sono oggi fragili, di cui in un paese normale li avremmo già dovuti tutti vaccinare, sapete che cosa facciamo? Chiudiamo 56 milioni di italiani. Ma questa cosa, voglio dire, non è facile governare, me ne rendo perfettamente conto, ma almeno non presentarti una settimana fa in Parlamento, caro Presidente Draghi, a dire che la DAD, cioè la didattica a distanza, crea disagi ed evidenti disuguaglianze, facendo il fenomeno. Perché se tu fai esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto prima con un DPCM e chiudi le scuole, beh, allora, insomma, mi viene da ridere. Nel frattempo Bianchi dice alla stampa che il quadro che aveva tracciato gli esperti del CTS non lasciavano speranza. E no, e no. E qui il problema è un altro: come non lasciamo la speranza? Noi abbiamo sentito tutto sulla scuola, non c'erano i contagi, c'erano i contagi. L'unica cosa certa che sappiamo sulla scuola è che noi abbiamo speso milioni e milioni per i banchi a rotelle, forse questo non lo faremo più, grazie a Draghi e a Bianchi. Ma il punto è che la sostanza è che se noi siamo vittime del CTS, ragazzi, qua è chiusa la partita, è chiusa totalmente la partita, oggi come purtroppo era chiusa ieri. Nel frattempo, sulla questione dei vaccini, che è l'unica cosa su cui si dovrebbe lavorare, oggi Brambilla sul Quotidiano Nazionale ha notato una cosa molto banale: ma com'è possibile che il Marocco, che noi consideriamo, no, con quel retropensiero, anzi direbbero i francesi con quell'aria pensée per cui no, i marocchini,
hanno fatto più vaccini degli europei, porco Giuda. I marocchini hanno fatto più vaccini degli europei, non solo gli americani che hanno dei numeri straordinari, che li prendevamo per il culo, non solo gli inglesi che li prendevamo per i fondelli, numeri straordinari, Israele, gli Emirati Arabi, i marocchini e la Serbia hanno più vaccini, hanno fatto più vaccini degli europei. E noi qua pensiamo ancora e stiamo ancora a raccontare che siamo dei fenomeni, delle pippe sesquipedali siamo, non dei fenomeni. Ursula von der Leyen, e mi manca il nitrito, dovrebbe andare a dire, sapete che cosa? Ho sbagliato. No, invece i suoi commissari stanno scrivendo su tutti i giornali del globo dicendo quanto sono stati bravi. De che? I peggiori del mondo. Tant'è che danesi e austriaci vogliono uscire da questo acquisto unico. Perché il punto fondamentale è che, lo scrive Dompé oggi in un'intervista che gli fa, una chiacchierata che gli fa Sallusti, tra un po' saremo inondati di vaccini. Io non ho dubbi su questo. Oggi c'è un'intervista di quello della Johnson & Johnson su Repubblica che dice il nostro è il vaccino migliore del mondo, ma comunque sia è stato già autorizzato dall'FDA, mentre noi abbiamo l'EMA che comunque si prende i suoi tempi, perché cazzo gliene frega a loro, tanto loro il lavoro in teleconferenza ce l'hanno, il punto è la vita e la società ce l'hanno, perché qua ci sono dei privilegiati che non solo lavorano ma hanno una socialità, perché il lavoro non basta, bisogna avere la socialità, uscire, avere un modo di fare. Invece voi dovete immaginare che la regola di questi geni che hanno una socialità è che i ragazzi non vadano a scuola, i genitori non vadano a lavorare e gli danno un congedo parentale che è la soluzione del problema. Andate a quel paese, vivete in un mondo di morti che siete voi e che volete far diventare noi. Non è questo il mondo. Congedo parentale, figlio a casa e padre a casa, sempre che questo avvenisse, perché in realtà il padre, il congedo parentale nel 99% dei lavori italiani non se lo prende. Beh, questa non è una soluzione, questo è un inferno. Nel frattempo, appunto, sui vaccini, Don Pedro dice saremo inondati, ma il punto sono i tempi. Quando saremo andati? A maggio, a giugno. Ho capito, ma abbiamo già perso troppo tempo, anche perché ste regioni, sta protezione civile, oggi costruite, e questa è la vera identità del governo Conte, e perché qui Draghi non, più di quello che ha fatto non poteva fare, beh, sono state costruite in un modo assurdo, incredibile, non abbiamo vaccinato, ogni regione è infelice a modo suo e per colpe sue. Io non penso che la regione Lombardia abbia dato un grande segno di vitalità in questo periodo, perché, parliamoci chiaro, le regioni italiane sono tutte indietro, cioè, chi dice che i vaccini non siano neanche arrivati alle regioni siano ancora pratica di mare, mi interessa poco, mi interessa il fatto che i cittadini italiani che pagano le loro tasse oggi non hanno ancora una sufficiente dose di vaccini che gli è arrivata, e continuiamo così. Nel frattempo anche Borgo Nuovo se la prende sulla scuola, sul Libero, la nostra priorità è infatti la scuola, e infatti la chiudono, dice in maniera molto, diciamo, tranchant il nostro giornalista della Verità. Nel frattempo potrebbe esserci un cambiamento, invece questo sì, col decreto sostegno, con i soldi già approvati dal Parlamento, perché secondo il decreto sostegno, secondo il giornale, che in questo è molto filo draghiano, svolta sui soldi, più aiuti alle imprese, e Francesco Forte, che è l'uomo più intelligente che io conosca in circolazione, dice che la cosa è così. Devo dirvi la verità, che il Sole 24 Ore ci racconta che in effetti un miglioramento ci sarebbe, se è vero che per 2,7 milioni di piccole partite IVA in partite IVA ci sarebbe l'ipotesi del credito d'imposto del fondo perduto, che è una completa novità sui lavoratori autonomi, e quindi insomma, se questo dovesse avvenire, beh insomma, sarebbe una cosa certamente molto ma molto buona. Nel frattempo invece il governo che cosa è riuscito a fare? A rimandare il voto, e questa lo farà oggi o domani, rimandate il voto a ottobre, a novembre, per le comunali di Roma, di Milano, di Napoli, mi sembra, di tante altre città, e io la trovo una cosa scandalosa. Soltanto Fratelli d'Italia si oppone a questo rinvio, ma il buonsenso si deve opporre a questo rinvio. Noi non possiamo vivere vittime mortali di questo virus, si è votato in tutto il mondo, io avrei votato anche in Italia, mentre le amministrative non si possono votare perché c'è il rischio di assembramenti. Io invece sarei proprio per il voto, in maniera tale che si discriminasse quelli che non vanno a votare perché si cagano sotto e ce li togliamo dalle balle. Guardate che quella è una roba trasversale, destra e sinistra, non pensiate questa erronea idea che a destra siano tutti quanti coraggiosi. Io conosco molti conservatori che se la prendono con me perché dicono ma sei pazzo, la movida, la selvaggia, ma che ti viene in mente, si muore. È semplicemente una differenza, e non vale tra vecchi e giovani, perché ci sono dei giovani cagasotto come dei vecchi cagasotto, e dei vecchi che vogliono vivere i loro anni serenamente e hanno una pulsione
per la libertà e dei giovani che hanno pulsione di libertà. È totalmente trasversale. Quello che non è trasversale è la follia di dire che si rimanda il voto. Qual è il problema di votare? L'abbiamo votato in tutto il mondo. E cosa succede se a settembre ritorna il virus? Tra l'altro, la cosa che mi fa impazzire è che ogni volta c'è qualche cosa che non permette di fare qualcos'altro. Non dobbiamo andare a Natale, non dobbiamo andare a Pasqua, non dobbiamo andare a Carnevale, non si deve votare, non si possono riprendere le piste da sci, e al 5 marzo, dove sono finiti? Il 5 marzo, ci aveva detto Speranza, era chiaro fino financco per il più ragazzino che era morta la stazione sciistica, la stagione sciistica. In questo mondo, vittima della dittatura del virus, nel frattempo arrestano altre persone a Roma, e vedremo se sono davvero colpevoli, ma che comunque hanno fatto i truschetti loro dicendo che le mascherine non avevano le loro certificazioni. Il Giornale e La Verità ne parlano, e Il Tempo dice maxi carico con certificazioni falsificate. Anche in questo caso il solito Arcuri di mezzo, ovviamente sempre non indagato, però è una di quelle storie che ovviamente nei giornali è molto presente. Aspettate, poi ci sono un altro paio di cose che vi voglio raccontare. Beh, sì, vi voglio raccontare assolutamente che cosa fanno in Inghilterra, dove hanno vaccinato, ma il loro ministro delle finanze, Sunak, perché questo prima o poi avverrà, non fate finta che questo non avvenga, perché noi stiamo spendendo soldi come se nulla fosse, i congedi di qua, il porco due di là, cioè stiamo facendo tutto quello che vogliamo, va bene? Però questo qua, sapete che cosa ha fatto? Aumenta le tasse. È il budget, purtroppo, in Inghilterra, che non è governata da una sinistra estrema, ma tutt'altro, da Boris Johnson e da Sunak, che hanno detto dobbiamo aumentare le tasse, perché purtroppo abbiamo speso talmente tanti soldi negli stori che nel 2023 le tasse societarie passeranno dal 19 al 23, al 23%, al 25% addirittura per cento. Le soglie dell'imposta sul reddito rimarranno fisse, quindi l'inflazione si mangerà più soldi. Insomma, ha fatto il primo budget da anni l'Inghilterra in cui si aumentano le tasse, e quando l'Inghilterra aumenta le tasse, purtroppo mi viene da pensare che il resto dell'Europa seguirà. Comunque tranquilli, chiudiamo le scuole, chiudiamo gli uffici, chiudiamo le fiere, non apriamo le palestre, facciamo esattamente come se nulla fosse. Oggi moriamo di Covid relativamente, domani moriremo drammaticamente di tasse e di economia. Nel frattempo gli inglesi, i tabloidi inglesi hanno perso sulle tasse, ragionano più dello scandalo di Meghan e Harry, che sono due personaggi secondo me favolosi nel loro squallore, me lo dico vedendoli con quel vestitino grigio chiaro, con l'attricetta americana, tutti perfetti nella loro correttezza politica. Beh, insomma, stupendo, si scopre che bullizzavano tutto il loro staff, bambine che piangevano, ragazze che tremavano prima di vederli. Io non so quanta esagerazione ci sia in queste attività di bullismo della Meghan e di Harry, ma l'idea che i due buoni, carini, che fra poco verranno intervistati a reti mondiali, che se ne vanno via dall'Inghilterra perché si prendono un appalto da 150 milioni di dollari, beati loro, da Netflix, mi fa molto ridere. Orban lascia il PPE e sono tutti contenti, e il Foglio dice: per evitare la vergogna di essere espulso, probabilmente andrà nei conservatori, quindi non so quanta vergogna ci sia. Nel frattempo il PPE si è tenuto fino ad oggi e i suoi 16 voti gli sono stati utili, 12 deputati inglesi gli sono stati utili per eleggere Ursula o chi per lei. Nel frattempo il pezzo migliore sulla questione Google lo fa come sempre Federico Rampini, piazzato a pagina 23 della Repubblica. Federico Rampini spiega una cosa che tutti i giornali raccontano male, cioè dicono che Google non vi traccerà più individualmente. Cioè oggi io, quando facevo un po' di salti su internet, andavo da una pagina all'altra, beh, insomma, Google mi vedeva dove andavo, e poi in maniera tale che potesse mettere sulle mie pagine la pubblicità migliore, proprio visti i gusti non sessuali ma internettiani del sottoscritto, va bene? Bene, questa roba qua hanno annunciato, non la faremo più, eccetera, perché vogliamo rispettare una privacy. Poi leggi Rampini e capisci che è tutta una palla. Intanto avverrà l'anno prossimo, ma non solo avverrà l'anno prossimo, non avverrà più individualmente, ma ogni individuo verrà messo in una coorte, come si chiama in internet, cioè verremo tutti aggregati, e quindi ci continueranno a vendere le pubblicità profilate, anche se non sanno il nome e cognome, come di fatto sanno oggi, cioè l'IP address, ma lo metteranno in un calderone in cui comunque continueranno ad avere il loro sostanziale monopolio, anche se i numeri dicono altro, della pubblicità digitale nel mondo. Rampini oggi ricorda che Google porta a casa 292 miliardi di euro di pubblicità, il 52% di
tutta la pubblicità del mondo, e questo è il paese che rompeva le balle a Mediaset e a Publitalia, che conosco bene perché faceva 2-3 miliardi di pubblicità. Cioè nel mondo questi qua fanno 292 miliardi e noi stiamo lì a pensare e a sparare ai nostri piccoli, piccoli relativamente a questo mondo, campioni nazionali. Mediobanca, grandi scenate in Mediobanca, un tempo avrebbe preso tutte le pagine perché Caltagirone si prende l'1% di Mediobanca, ma Mediobanca controlla le generali. In generali c'è un grande accordo tra Caltagirone e Del Vecchio ha il 13% di Mediobanca. Le due entità finanziarie, Mediobanca e generali, sono molto unite perché Mediobanca è la prima azionista delle generali. Adesso anche gli azionisti di Mediobanca e quelli di generali coincidono, insomma, grande finanza a via dei filodrammatici, come si chiamava un tempo la sede di Mediobanca. Infine, e l'ultima notizia della giornata è sul Riformista. Beh, questa scena, questa cosa è pazzesca. Voi dovete sapere che Palamara aveva un Trojan, cioè una spia che vedeva tutte e sentiva tutte le cose che faceva. Ebbene, questo Trojan di Palamara in realtà ha creato e ha disvelato tutto lo scandalo. Una volta Palamara si vede con Pignatone, il potentissimo capo della Procura di Roma, e in realtà non c'è nessun informazioni su questa cena. Come mai? Si è detto perché i GICO, cioè la Guardia di Finanza, avesse spento in quel momento il Trojan. Beh, uno dice, ma perché l'avete spento? È una cosa clamorosa. In realtà, invece, non l'hanno neanche spento, dice il Riformista. Si è perso. Quella registrazione delle conversazioni tra Palamara e Pignatone si sono perse! Io la trovo una cosa pazzesca, ne parla soltanto il Riformista, così come soltanto, mi sembra, pochi giornali parlano dello scandalo del pagamento di 125.000 euro alla nave di Casarini da parte dei norvegesi per il trasbordo delle persone. Se voi leggete i pezzi oggi, ad esempio su Repubblica, si attaccano i procuratori come io non ho mai visto. Cioè i procuratori sono dei cialtroni, mentre Casarini invece no, quello è uno che è attaccato ingiustamente. È incredibile come l'unico caso in cui i procuratori non hanno ragione è quando si attacca la nave ONG di Casarini. Lo leggete su Repubblica, ad esempio. Direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento al sito nicolaporro.it, seguitemi su tutti i social e vi do un grande abbraccio. Ciao!